tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. E significava anche servi a buon mercato per la nuova ricca borghesia per la prima volta dal 1939. Così come ristoranti a buon mercato e, in seguito, muratori e idraulici a buon mercato che lavoravano in nero. Non sono stati i nostri salari ad essere depressi o il nostro lavoro ad essere stato prezzato fuori mercato, ossia a ribasso. Gli immigrati non facevano il tipo di lavoro che facevamo noi. Non vengono immigrati intellettuali. Non erano una minaccia per noi. L'unica minaccia potrebbe essere venuta dal popolo britannico addolorato. Ma potemmo sempre soffocare le loro proteste suggerendo che fossero fascisti dei giorni nostri. Bravi. Questo è proprio odio. Volontà di distruggere e sentimenti di odio verso alcune persone. Per questo poi sono tanto sensibili alle espressioni di odio verso i loro confronti. Perché loro pensano che gli altri siano esattamente come loro. Hanno paura che gli altri possano odiare come loro odiano e distruggono. Da allora ho imparato che persona dispettosa, ipocrita, snob e arrogante ero. Vi ricorda qualcuno? E lo erano anche la maggior parte dei miei compagni rivoluzionari. Ricchi, snob. Ho visto posti che conoscevo e in cui mi sentivo a casa cambiati completamente in pochi anni. Cioè, distrutti. Usa la parola giusta. Distrutti in pochi anni. Ma non ce la fa, è una confessione, ma non arriva al nocciolo, all'essenza. Ho immaginato come sarebbe stato invecchiato mentre ero bloccato in strade strette e malandate, dove i miei vicini parlavano una lingua diversa, e gradualmente mi sono ritrovato a diventare uno sconosciuto, solitario e dalla voce tremante in un mondo che conoscevo un tempo, ma che non riconoscevo più. Al presente. Questo è uno che confessa. Tutti gli altri abbiamo fatto bene. Come quando uno rompe una finestra. È successo, non è stata colpa mia. Mi sono sentito profondamente, irrimediabilmente dispiaciuto di non aver fatto e detto nulla in difesa di coloro la cui vita era stata sconvolta, senza che gli fosse mai stato chiesto il consenso, e che erano stati avvertiti molto chiaramente che se si fossero lamentati sarebbero stati disprezzati e emarginati. E ho passato molto tempo nelle parti della Gran Bretagna dove la non intelligenza rivoluzionaria non va. Queste persone raramente, se non mai, visitano il proprio paese. Perché lo odiano. Lo detestano. Ecco, odiano no, loro non odiano nessuno. Lo detestano, lo vogliono migliorare, distruggendolo.
Le loro orbite sono nelle zone alla moda di Londra e nelle destinazioni di vacanza. Conoscono meglio gli Appennini d'Italia che i Pennini della loro patria, della Gran Bretagna. Adesso Peter Hitchens accenna un po' alla mentalità delle persone di sinistra. Ma a differenza di me, la maggior parte della generazione di sinistra degli anni 60 ha ancora le opinioni che avevo io. La parte peggiore di questo, cioè di queste persone, è la sua profonda ipocrisia. E fa un paio di esempi. Avevo cominciato a notare che molti dei migranti dall'Asia, intende Medio Oriente, gli arabi, in realtà non erano nostri alleati. Erano profondamente, incrollabilmente religiosi, mentre quelli di sinistra sono atei. Erano socialmente conservatori, mentre quelli di sinistra in teoria non sopportano le gerarchie. I loro atteggiamenti nei confronti delle ragazze e delle donne erano, in molti casi, vicini a quelli medievali. Complimenti. Molti di loro erano terribilmente ostili agli ebrei, in un modo che avremmo condannato ferocemente se qualcun altro lo avesse espresso, ma che in qualche modo siamo riusciti a perdonare e dimenticare nel loro caso, perché erano alleati per distruggere la Gran Bretagna conservatrice del tempo. Gli immigrati sono stati utilizzati da chi voleva trasformare il paese, ma trasformare per distruggere, non per migliorare. Hanno preso le parti che gli piacevano. Hanno ignorato le parti che non gli piacevano. Ecco perché la condanna di ipocrisia di prima. Allora fa un esempio opposto. Una delle caratteristiche più sorprendenti della maggior parte dei migranti dai Caraibi è la loro fede cristiana, forte e senza vergogna, e il loro amore per un'educazione disciplinata. Eppure, l'arrivo di molte di queste persone a Londra non è mai stato usato come motivo per dire che la nostra società dovrebbe diventare più cristiana o che le nostre scuole dovrebbero essere meglio ordinate. A quel tempo, i liberali rivoluzionari speravano di salutare la Chiesa, cioè cacciarla, ed erano impegnati a cacciare la disciplina dalle scuole statali. E adesso poi va in chiusura e ricomincia con alcuni esempi del fallimento della immigrazione di massa. Così com'è, come trova qualsiasi visitatore attento, i cittadini musulmani di Bradford e i suoi cittadini non musulmani vivono in due solitudini separate, a malapena in contatto tra loro. Gran parte della comunità islamica è profondamente in disaccordo con la moderna Gran Bretagna. Poi, assurdamente, anche quando le frontiere della Gran Bretagna sono state demolite dal governo Blair e centinaia di migliaia di europei dalla pelle bianca sono venuti qui per lavorare, era ancora possibile diffamare i dubbiosi come razzisti. Non avrebbe potuto essere più ovvio che il problema non fosse la razza. La cosa che rendeva diversi questi nuovi residenti era la cultura, lingua, costumi, atteggiamenti, senso dell'umorismo. Piuttosto che adattarsi al nostro modo di vivere, noi ci stavamo adattando a loro.
questa non era integrazione, è stata una rivoluzione. Vediamo dopo l'errore di questa spiegazione. Ed ora la fine, che è antisinistra. Ora credo che l'odio irragionevole provenga quasi interamente dalla sinistra liberale. Certo, ci sono ancora persone che nutrono stupidi pregiudizi razziali, ma la maggior parte di coloro che sono preoccupati per l'immigrazione sono completamente innocenti da tali sentimenti. L'intolleranza urlante e sputata proviene da un'elite viziata, quella di sinistra, che si vergogna del proprio paese, disprezza il patriottismo negli altri, inglesi, e non ne sente nessuno. Desiderano un'orribile utopia senza confini, in cui l'amore per la patria è svanito, le tate sono economiche e gli stipendi degli altri sono bassi. Peter Hitchens, scrittore di sinistra, confessione il 31 marzo 2013. Chiaramente questa persona ricca e marxista, dunque per la teoria materialistica una contraddizione vivente, ma spiritualmente una combinazione perfettamente possibile. Questa persona ricca marxista razionalizza le sue idee precedenti. Primo, attraverso giustificazioni economiche. Le tate sono economiche e gli stipendi degli altri bassi. E due, attraverso la spiegazione filosofica della rivoluzione. Piuttosto che adattarsi al nostro modo di vivere, noi ci stavamo adattando a loro. Questa non era integrazione, è stata una rivoluzione. E invece no, non c'entra né l'economia né l'ideologia rivoluzionaria. Queste sono solo razionalizzazioni superficiali. Si tratta, in origine, di un orientamento spirituale volto alla distruzione, o della religione, o di sé, o degli altri, in questo caso della vita degli altri. Un orientamento spirituale che è poi attratto da quelle idee e filosofie che gli permettono di operare la distruzione con una giustificazione economica o filosofica per il fine di un bene maggiore futuro. Anche per nascondere a se stessi l'orientamento distruttivo. Ma Peter Hitchens era più un giornalista di sinistra che un esponente politico. Però nei commenti c'è un suo imitatore nel ravvedimento delle ingiustizie commesse, Paul Embery, che invece è un po' più coinvolto nelle politiche di sinistra, perché è un sindacalista. Nella quinta parte, il caso di Paul Embery e il caso di Lord Mendelssohn, sempre del movimento progressista di sinistra. Ci sentiamo! E indagatore! Qua c'è il prossimo video.